Che portiere? Ah, ma come? Che devo fare? Che è il 2007 il portiere? Sei già visto Organizziamo andare a mangiare la pizza una volta lì. È una bella. Sono stato a giocare a calcio stanotte con Ci siamo capiti. In quello ci metti per arrivare a Fiano. No, cominciamo. Ha preso la palla! Dai, ma ha preso la palla da me. Questa non era una palla. Questa era una palla piena. Meglio! Bravo qui! Fate attenzione! Va bene, va bene, limpio! Vai! Perché? Perché? Oh, uno! Calmi! Su Raffa! Bravo, dai! Dai! Che allunga il piede! Che ci credeva! Bravo, arriva! Vedi? Vedi l'impallo? Sì, no, guarda quello che l'ha preso! Vedi, bravo Samu! Calmo! Via! Bravo! Dai Teppa, bravo! Vai! Di qua! Bravo Fabio! Dai Raffa! Via! Bravissimo! Vatti! Minchia, hai rimbalzato! Manca! No, è passato! No, vabbè, possiamo recuperare! Ma dai! Dai! Bravo! Vai! Andate! Dai Teppa, dai! Dai Teppa! Bravo te, dai, dai, dai! Ma no! Guarda che va, guarda che va, guarda che va! Tira, tira! No! Minchia! No, dai, dai! Bravo, dai, dai! Bravo! Bravo Raffa, dai! Vai! Dai che siete qui 5! Bravo! No! Dai Samu! No, ce la mette! Tu di Samu! Non gli fa il rigore, no! Cioè, però così siamo pochi, eh! Uno che chiude! Bravo! Ma cosa ci fa Raffaele là? Ha dato la mano, va bene, va bene. Grande Raffa, però lui deve stare qua. Togli la mano però, se no. Marco Paolo! Bravi! Bravo portiere! Bravo portiere! Portiere nostro. Tua Ricky! No! Minchia ragazzi! Bravo Mate! Da che gliela prendi? È tua, eh? Bravi ragazzi! No! No! Ma chi è che ha sbagliato? Portiere l'ha presa, ma mica squadre equilibrate, eh? Squadre equilibrate, però facciamo tanti errori. Sulle rimesse del portiere, sempre errori. Difensori che non stanno davanti agli attaccanti e la prendono sempre loro. Secondo, il portiere la può appoggiare a un difensore e avanzare e andare a rinvio. Questi sono due errori basi. Comunque la recuperiamo la partita. Comunque la squadra, secondo me, io l'ho vista bene, abbiamo tenuto bene. Poi c'è stato quell'infortunio del secondo gol, però può capitare un terreno che non siamo abituati. Molto, molto difficile, abbiamo visto la squadra puntata al 100% per il terreno. Su un sintetico la partita avrebbe altri risvolti. Io ho visto comunque il risultato, cioè hanno tenuto bene i ragazzi rispetto a domenica scorsa, molto bene. Diciamo che l'1-0 ci può stare primo tempo, però
con l'infortunio del secondo gol. Forse un po' più di attenzione, magari questi gol sono sulle rimesse, inevitabili, dai. Sì. Anche possiamo fare qualche accorgimento. La squadra non è male. Adesso speriamo che il mister fa due cambi. Entro magari. No, il mister sta lavorando bene, la squadra in crescita. No, mister non possiamo tengo piena fiducia. Assolutamente. Le contestazioni della scorsa settimana sono un lontano ricordo. Adesso per fortuna è rientrato tutto. C'è sempre qualche scalmanato tifoso che chiede. C'è il papà del mister che protesta, però. Protesta sempre, è un casinista. Quindi. Però va bene così, dai. La tifoseria è ritornata all'ossario, qua siamo, forza, in tanti, siamo circa 3.000 in trasferta, quindi vanno bene. Ci rifaremo il secondo tempo. Via. Ah, quello ricciolino. Scarica, scarica, bravo. Calmo, portiere, calmo. Così. Dai, Fabio. Bravo, Lollo. Scusa, vai, arbitro. Dai, tira! Bravo, rigore! Dai, cazzo! Chi è rigorista qua? Segnale! Piere tuo, Piere! Dai, dai! Mani, mani! Non lo fare battere di nuovo a lui! E mi sei però... No, Ayub! Fabio, tira tu! Secondo calcio di rigore. No. Sembrava come perché dai, Marco, purgalo! Era per terra, come fa a non prendere? Dici? Vai! Dai, su! Però ha tirato fuori. No, ma è... No, troppo lento. No, non fa ribattere, fermi! Ma uno lo sa battere il rigore! Dai, punti! Ma Dio santo! Tre rigori abbiamo sbagliato! Tre rigori sbagliati, guarda, che non si vedeva dagli anni 80. Sì, ma abbiamo sbagliato tre rigori! Non ti fermare! Bravo! Bella, bravo! Forza! Fischia! Fabio! C'è un ragazzo a te! Ce la fai! Distor, bravo, distor, bravo. Non fare finta! Vai! Bravo! Vai, dice! Via, via, via! Dai, ragazzi, dai, dai, dai! Cristo! Dai, calmo, Raffa! Bravissimo! Cadi, cadi! Oh! Rigore! Rigore! No, non ci credo, non ci credo! Dai, 10! Dai, 10 che ce lo fai, uno! Facci sognare! Oh! Dai, veloce! Fabio, dai! Bravo! Dai, bravo. Siete 5! Bravi! Dai, Giuseppe! Rigore! Rigore! Espulso! 5 calci di rigore! A dove se segniamo? Il secondo tempo è stato molto meglio, sì, bravi, tutti bravi. È piaciuta la squadra? Sì, molto. Abbiamo avuto un po' di rinforzi del 2006, quindi sì. Come tuo figlio, sì. A giocare in attacco. Certo, è stato molto bravo, sbagliato quel rigore, però pazienza, capita. Ci sta, abbiamo sbagliato troppi rigori oggi. Infatti. E allora finalmente la partita è finita, primo tempo disastroso, 2-0 tempo, per il Fiano, secondo tempo è entusiasmante. Cioè mai visto, da 10 partite che facciamo, mai visto un secondo tempo che li abbiamo schiacciati,
abbiamo sbagliato quattro rigori, no, tre rigori. Cinque rigori, tutti netti. Due segnati. E abbiamo avuto due volte l'occasione di andare sul 3-2. Siamo stati polli, ma per noi è come fosse una vittoria. Cosa ne pensi, Salvatore? Sì, cambi azzeccatissimi, posizioni. Complimenti al mister. Complimenti al mister, sì. E a tutta la squadra. A direi tutta la squadra, che sono impegnati fino all'ultimo istante. Bravo il mister, bravi anche. Senza mai mollare. Bravi anche il bomber, il 16, Giuseppe. I rinforzi del 2016 questa volta hanno dato una grande mano. Bravi tutti, dobbiamo ripartire da qui. Tempo molto meglio i nostri, hanno preso il pallino del gioco e gli equilibri si sono spostati, insomma abbiamo giocato più nella loro metà campo, abbiamo lasciato qualcosa, ma ci sta, perché quando devi recuperare una partita lasci le occasioni, però tutto sommato le abbiamo chiuse bene e non ha corso mai pericoli grossi il nostro portiere, insomma abbiamo avuto 5 rigori a favore, ma c'erano tutti e 5, uno perché è stato ripetuto perché la regola lo prevede, quindi se entrano in area gli avversari l'arbitro fa ripetere, quindi bene, peccato su azione, abbiamo anche rischiato di fare un paio di gol, è stato bravo il loro portiere, va bene così, portiamo a casa questo punto. Com'è andata la partita? Bene. Okay. Primo tempo male, secondo tempo meglio. Sì, ci siamo ripresi, abbiamo sbagliato quel rigore, poi la successione. Cosa fa? Si poteva portare a casa, ma un ottimo risultato. Gli avversari pensavano di vincere e non è andata così. Allora Fabio, siamo riusciti a portare a casa un punticino. Com'è andata? Potevamo far meglio, abbiamo giocato anche per i nostri compagni che oggi non ci potevano essere per vari motivi. È andata molto bene, poteva anche andare meglio però. Primo tempo hai commesso quell'errore sul primo gol, sì. Clamoroso. Abbiamo visto anche un tifoso che voleva aggredirti. Ma questo non lo sapevo, però mi dispiace per i tifosi. Incompetente! C'è un incompetente! Siamo riusciti a pareggiare, è stata una bella partita, mi è piaciuta. Ho giocato bene, potevo fare meglio sicuramente. E niente, dobbiamo imparare più a protezione palla e più possesso palla. Samuele, difensore terzino destro, com'è andata la partita? Ma abbiamo giocato un brutto primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo meritato il pareggio, forse anche la vittoria. Siamo molto contenti per aver vinto, anche per i nostri compagni che erano a casa purtroppo, che non ci sono potuti venire per quarantena, infortuni e cose varie. Siamo comunque molto contenti di questo punto, anche se forse potevamo pure vincere. Bella partita, abbiamo giocato bene, buon risultato, un buon punto portato a casa. Secondo tempo l'avete giocato in maniera decisamente più aggressiva. Sì, abbiamo giocato, ha detto il mister di aggredirli e pressare tutta la squadra, di alzarsi tutti insieme. Dai, è andata bene, primo tempo potevamo far di meglio, ma poi in secondo tempo si è migliorato. Secondo tempo avete recuperato, avete dato supporto al 2005 e abbiamo portato a casa almeno un pareggio. Portierone, com'è andata la partita? Bene, bene. Okay. Primo tempo più difficoltoso, secondo non hanno praticamente tirato in porta. Sì. La tua prestazione? Sufficiente. Positiva, dai. Raffaele, finita la partita, pareggio 2-2, allora com'è andata? Ma è andata bene, dai, era una partita che in partenza poteva sembrare difficile, però abbiamo giocato un grande secondo tempo. Io personalmente sono un po' deluso della mia prestazione, però l'importante è aver portato a casa un punto almeno per recuperare sulla classifica. Esatto, dai. Quindi primo tempo con qualche lacuna difensiva e secondo tempo invece... Sì, secondo tempo siamo stati veramente bravi, recuperavamo ogni pallone, il mister mi ha detto di salire, siamo saliti, eravamo 4 punte e quindi siamo stati efficienti in attacco e i risultati si sono visti. Anche togliendo i rigori che c'erano secondo me, abbiamo giocato comunque bene, ce la meritavamo questo pareggio. Mister Beppe, primo tempo disastro, secondo tempo capolavoro, che è successo? È stata la motivazione dell'intervallo, abbiamo cambiato formazione,
abbiamo cercato di spingere il terzini, visto che io ho fortuna nei terzini che sono molto corridori, ne ho messo uno in avanti, cercando di fare anche i cambi, cercando di far giocare anche 2006, ho messo la difesa, ho ripiazzato di nuovo la difesa sempre a 4 e ho dato maggiore intensità più sull'attacco. Ci sono tre attaccanti di cui uno è stato cambiato per mettere un po' più di velocità e Di Cesare che da metodista mi andava a fare il quarto in attacco. Mentre Daniello e Riuzzo oppure Zuccarello al cambio dovevano stare bassi. Era tutto un contromovimento questa partita, un po' a fregare il tempo degli avversari. Poi è andata come è andata, l'unica cosa che mi dà un po' fastidio sono i rigori sbagliati. Dovremmo lavorare su ciò che non sta andando bene. Oggi sono i rigori. E qualche fallo, qualche rimessa laterale, ancora da lavorarci. Poi ragazzi, loro si impegnano, l'allenamento vengono, alcuni di più, alcuni di meno, però bisogna lavorare su tutti, su tutto il nucleo che ho.